diciamo che anche questo 117 modificato dovrebbe essere già una risultanza di quelle che sono state tutte le sentenze della Corte Costituzionale in materia concorrente, nel senso che una cosa non dico mai che sia riforma Renzi, perché avendo votato oltre la maggioranza assoluta non riesco a dire che la riforma Renzi la riforma adottata da Renzi, diciamo, ma che quelle di Berlusconi la stessa cosa. Subita, no? oltre la maggioranza assoluta è stata votata, sì, sì, riforma sì, del Parlamento, la maggioranza è importante, al 51% delle soltanto camere. Soltanto che era un Parlamento dichiarato quasi illegittimo dalla che cosa è successo? La materia concorrente ha causato l'invio di blocchi praticamente operativi. Quindi non decidete nella regione, per cui quando ci stanno si va in Corte Costituzionale. A questo punto praticamente escono le sentenze che fanno legge costituzionale. Vista praticamente tutte le leggi tutte le sentenze costituzionali fatte, c'è la necessità di dire effettivamente diamoci una regolata, e quindi si sono mossi più che altro come più che inventarsi un 117, un desumere 117 da quella che era un'esigenza che nasceva normalmente. E in tutto questo, logicamente, con il 117 sembra che noi andiamo a mettere in linea alcune materie uguali, oltretutto in tutta Italia. Quindi vediamo il discorso della sanità, che non è possibile che un cittadino della Campania non riesca praticamente ad avere i voucher così come ritiene quello della Lombardia. Io su questo non mi sono soffermato, questo è più un aspetto politico che comunque ho capito deve trascendere. No, diciamo ci stanno diverse cose, nel senso che noi tecnicamente, noi regione più povera, in un discorso di risellamento dovrebbe favorirci addirittura, proprio perché peggio di così non possiamo andare, potremmo semplicemente migliorare nel momento in cui sono